Buonasera, buonasera crononauti e bentornati su Spazi Attorcigliati. Siamo qui per parlare dell'ottavo capitolo di Gödel, Escher e Bach, un'eterna ghirlanda brillante. Questa puntata fa parte del progetto di lettura condiviso Gab. Se non avete visto gli episodi precedenti, vi consiglio di andare a recuperarli nell'omonima playlist che potete trovare sul mio canale. E se ci state guardando in differita, sappiate che i primi 15 minuti di questo video saranno dedicati alle chiacchiere per permettere alle persone di arrivare. Quindi potete ascoltarci, magari cucinando, facendo jogging o qualcosa del genere, o potete saltare direttamente al minuto 15 per sentirmi parlare di aritmetica, calcolo proposizionale e così via. Ciò detto, benvenuti amici, iniziamo un po' con le chiacchiere, benvenuti. Che ne dite del nuovo setting? Mi vedete bene? Mi sentite bene? Ciao, ciao Antonio, Laura, Antonio, Jacopo, Ivano, benvenuto, Laura e così via. Ciao Valeria, buonasera, buonasera a tutti. Che ne pensate del nuovo setting? Vi piace? Finalmente sto riuscendo a realizzare quello che ho in mente, totale controllo sui colori che mi circondano e mi sembra che questo sia un buon setting notturno. Un buon setting notturno. Bene, bene. E come si vede? Si vede bene perché ovviamente sono in super HD qui, ma la trasmissione potrebbe non essere altrettanto buona. Quindi fatemi sapere come mi vedete. Ad ogni modo, come state? State tutti bene? Come procede? Avete qualche domanda? Ecco, questo è il momento migliore per fare delle domande, se ne avete. Quindi sì, ragazzi, sono qua, sono qua. Ho avuto qualche problema di connessione, potrebbe succedere un'altra volta per un salto ad un nuovo router, quindi se sparisco non preoccupatevi, non succederà molto, non succederà spesso, potrebbe succedere, in ogni caso torno, quindi approfittatene eventualmente per bervi un bicchiere d'acqua. Insomma, avete qualche domanda, qualche curiosità? Quello che vedete in alto a destra è il logo di Spazi Attorcigliati, che trovate anche sulla mia maglietta che ho un po' scelto di richiamare al netto di un velo più bluastro in questo setting di luci. Se volete recuperare dei pezzi di merchandising, una tazza, una felpa o qualcosa del genere con il logo di Spazi Attorcigliati, trovate il link all'acquisto su Teespring in descrizione. Come va il lavoro da remoto? Bene, Laura, il lavoro da remoto va bene, il mio lavoro è un lavoro da privilegiato. Io non ho bisogno di fare esperimenti, non ho bisogno di lavorare a stretto contatto con altri esseri umani e quindi il fisico teorico può tranquillamente lavorare da casa. È chiaro che sia più semplice essere in istituto perché essere in istituto ti permette di bussare alla porta di chi può darti dei consigli, mentre oggi devo programmare delle video chat su Zoom e così via. Ma a parte questo, insomma, direi che ce la caviamo egregiamente, che non possiamo lamentarci, quantomeno io non posso lamentarmi. Non ho bisogno nemmeno di super computer. E quello l'avete visto? Che ne pensate? Secondo me è fichissimo, secondo me è fichissimo. Ciao Gabriele, Antonio, benvenuti, benvenuti, benvenuti. Da quante lettere è composta la risposta a questa domanda? Interessante. Potrei dire tre. Come mi sono trovato a studiare fisica a Trieste? Bene, bene. Come sempre, a posteriori è facile dire cosa avrei migliorato, ma non è sempre semplice tenere insieme tutte le istanze di tutti gli studenti che hanno inclinazioni diverse, quindi il suggerimento che do a chiunque è di cercare corsi a scelta.
e di frequentare anche corsi extra al dipartimento eventualmente di matematica, se si vuole fare teorici, di ingegneria o di elettronica, se si vuole fare gli sperimentali o a seconda, e di appunto farlo anche se non c'è la possibilità di dare l'esame per imparare. Quindi fatevi guidare dalla vostra curiosità ogni tanto, è importantissimo. Ciao Plank, ciao, iniziamo a essere un po' di più, siamo 40, questo mi fa molto piacere, questa linea notte molto morbida, un po' azzurra, un po' rossa, ci piace. Fatemi fare una storia perché abbiamo la necessità di pubblicizzare questa cosa, altrimenti finiamo per essere pochi. Comunque abbiamo altri 9 minuti di chiacchiere, quindi battete un colpo se ci siete, fatemi tutte le domande che volete, io cercherò di rispondere. Allora, una cosa per volta, intanto... Ok. Bene. Siamo in live. Sappiate che Spazio Attorcigliati ha anche un gruppo Telegram. Trovate il link in descrizione sia al gruppo Telegram del progetto di lettura condivisa sia al gruppo Telegram di Spazio Attorcigliati. Sono i luoghi dove trovare tutte le risposte che cercate. Lorenzo Garro chiede, saluto tutti quelli che stanno salutando in chat, pensi che lo studio della fisica per il piacere di conoscere possa essere lo scopo di una vita? Dipende da quanta gente disposta a pagarti c'è, nel senso sei in grado di trovare un contratto di postdottorato? Sì, sì, hai voglia di farlo? Perché no? Ma tantissime cose possono essere lo scopo di una vita, naturalmente, questo è highly variating. No? Dipende molto 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 dagli individui, quindi rispetto a qualunque scopo un individuo scelga di dare alla sua vita, financo la scelta di non dare scopi alla propria vita, tra questi c'è sicuramente anche il fare fisica. Potrebbe essere uno scopo folle, forse del tutto controproducente, soprattutto da un punto di vista economico, dal momento che a livello di preparazione conoscere la matematica ti permette di fare altri mestieri molto più redditizi, ma che ti devo dire, non tutti i pesi sono pesi strettamente economici, quindi uno deve fare una valutazione costi-benefici un pochino più ampia. Cosa ne penso di Helgoland? L'ho letto tutto d'un fiato. Temo di far molta fatica ad esprimermi perché sono l'addetto ai lavori, quindi conosco la materia trattata. Non ho idea, può essere interessante, soprattutto per chi conosce le cose, per avere una prospettiva un po' peregrina, un po' laterale. Non so come possa essere per chi non è, insomma, non ha già masticato divulgazione o materiale tecnico sulla meccanica quantistica. Che libro stai leggendo in questi giorni? Allora, sto leggendo un paio di saggi politici, sempre un pochino immaginifici, però è necessario, perché pensare futuri è fondamentale per mettere in una prospettiva relativa il presente, ok? E distinguere le caratteristiche inevitabili e le caratteristiche contingenti del presente, e potenzialmente riconoscere quelle su cui si può agire. È una bellissima raccolta di racconti di fantasia, fantascienza e fantasy femminista, strettamente femminista, pubblicata da Nero, che è Le Visionarie, se non sbaglio, io poi queste cose le sbaglio, c'è un sacco di roba bellissima, ma ve ne parlerò certamente. Qualche consiglio per affrontare la facoltà di fisica, per la tua esperienza, ci sono dei prerequisiti da possedere? Voglia, fine, e magari un po' di pratica con equazioni, disequazioni, trigonometrie e quella roba lì, però di fatto la si può acquisire, quindi se proprio, proprio vogliamo un pochino di mano con le cose che uno di solito fa alle superiori, al liceo, può essere utile, perché avrai tante cose da studiare e ovviamente
dover anche prendere mano ti ruba tempo. Quale libro che contiene abbastanza fisica consigli che non sia un saggio? Contact, scritto da Carl Sagan con Kip Thorne. Ok, direi che Interstellar si è ispirato molto a Contact per certi versi. All'interno di Contact ci sono delle riflessioni del tutto coerenti su buchi neri e wormhole, quindi lo consiglio. Per il resto, il libro che desidererei scrivere contiene, però quello lo rimandiamo a un futuro a data da destinarsi, diciamo. In questo momento la vita è un po' già di per sé un inferno, però credo ce ne sia bisogno, credo ce ne sia bisogno. Bene, vedo che siete tanti. Giorgio Geuna, corretto? Cosa dobbiamo aspettarci dalla parte 2 di Jeb? Cosa cambia nello stile e nei contenuti? Ma vuoi gli spoiler? Tu vuoi gli spoiler? Io ti dico di andare con calma, di andare con calma. Prima di chiederti cosa aspettarti dalla parte 2, io ti consiglio di chiederti cosa aspettarti dal capitolo 9, che chiude la parte 1. Quindi, caro mio, ci sono i cliffhanger, no? Non avrebbe avuto senso chiedersi cosa aspettarsi da Avengers Endgame senza sapere dello snap finale di Infinity War, no? Ciao Spazi, ciao Paolo. Secondo te, perché le teorie di Mauro Biglino sugli antichi astronauti vanno molto di moda? È complicatissimo, ci sono un miliardo di ragioni, tra cui il piacere che ti dà il pensiero di conoscere una verità preclusa ai più. Quindi, quando qualcuno ti racconta una storia alternativa che ti pare affascinante e ti dà anche il premio di essere quello che sa la verità in un mondo in cui non la sa nessuna, sei incentivato a crederci. In più, naturalmente, solletica delle suggestioni letterarie e cinematografiche a cui siamo abituati, quindi tendiamo ad assorbirle con più semplicità, e direi che a questo si aggiunge la nostra fatica di interiorizzare davvero le estreme conseguenze filosofiche e, se vogliamo, di autoconsapevolezza dell'evoluzione, che a livello culturale, proprio di substrato culturale, non abbiamo ancora assorbito fino in fondo. Quindi ogni appiglio che ci offre la possibilità di smettere di crederci una bestia tra le altre è un appiglio che viene agguantato a un certo punto e che ha appeal come appiglio. Ma buonasera e ben ritratto in Made Patria. Grazie, grazie, ci siamo quasi, ancora un paio di minuti. Sei un Elohim? Come fai a sapere così tante cose? Non so tante cose. Se volete sentire qualcuno che sa tante cose, connettetevi subito al canale YouTube del mio amico Roberto Mercadini, che spero che voi conosciate. Lui, perdonatemi, uno che sa tantissime cose. Quando ci stavamo mangiando una grigliata, si è messo a parlare di Cesare Borgia e io sono rimasto estasiato e ha connesso fatti e luoghi e aneddoti in una catena. Io ho una pessima memoria, quindi io non so tante cose. È la ragione per cui posso fare fisica, in cui devi conoscere quei quattro principi base e poi devi derivarti tutto da solo. Secondo te viene prima la logica o la matematica? Cosa significa? Cosa vuol dire? È una domanda così delicata che richiede definizioni molto molto precise. Io non credo sia sempre il caso di chiedere definizioni puntigliose, talvolta è uno strumento retorico per deviare l'attenzione da questioni che non possono essere definite in termini STEM, ma che sono importanti. In questo caso, però, è davvero necessario dare definizioni strette perché altrimenti la si può interpretare in mille modi diversi, Francesco, quindi non saprei come rispondere. Dunque. Perdonatemi, eh. Arrivo. Eccomi qua. Siamo 50. Sono tante persone. 50 persone che leggono una roba come Jeb.
tutte insieme saremo legatissimi alla fine di questa esperienza. Che consigli dai a uno che deve fare analisi 1? Fai tantissimi esercizi, tantissimi, ne trovi a pacchi anche su internet, quindi fai esercizi. Bene, siamo arrivati al minuto 15, quindi al momento di iniziare a parlare di Jeb. Permettetemi di bere un bicchiere d'acqua e poi iniziamo, sono molto stanco, ma ancora, ragazzi, ancora sta cosa del sonno, è pazzesco. E vi dirò, stanotte sono andato a dormire alle 3 perché dovevo finire la terza stagione di Cobra Kai, quindi alle 3 ed ero galvanizzatissimo, pieno di adrenalina che girava e quindi non robona. Allora, siamo 50, al minuto 16 e oggi dobbiamo parlare dell'ottavo capitolo di Jeb. Se nessuno di voi ha qualcosa in contrario, quindi questo è un parlate ora o tacete per sempre moment, io inizio. E ovviamente vaderò un po' meno alla chat, come sempre, magari mi prenderò dei momenti specifici, ad esempio alla fine del dialogo o in degli intermezzi che si prestano alla conclusione, come diciamo alla chiusura, no? Di alcuni temi, sottotemi interni al capitolo, paragrafi, quindi riprendiamo anche il contenuto del capitolo e dei capitoli precedenti. Ivano, spero sia andato bene, spero sia andato bene. Allora, poi noi dobbiamo sentirci, eh? Iniziamo con il dialogo, come sempre, tra Achille e la tartaruga, canone cancrizzante. Anche in questo caso il dialogo è molto breve, ma deve presentare alcune idee, e in questo caso le presenta a diversi livelli, quindi è ancora più estrema l'azione che compie Offshader. In realtà è già accaduto con i pop e i push, no? Ma in questo caso non solo il tema del dialogo richiama il tema del capitolo, non solo gli eventi del dialogo richiamano gli eventi del capitolo, quindi se volete abbiamo già due livelli, ma la struttura del dialogo richiama il tema del capitolo. La struttura del dialogo è un esempio di canone cancrizzante, se vogliamo, musicalmente o artisticamente. Quindi, interessante, molto interessante. E questo ovviamente ha a che fare con la ricorsività, questo ha a che fare con con l'induzione, tema che tratteremo in questo capitolo quando cercheremo di formalizzare l'aritmetica, ha a che fare con tutta una serie di idee che sono già emerse in Jeb, che abbiamo incontrato e tentato di sviscerare. Tra le altre, sento che questa lettura settimanale è molto utile. Spero che lo sia anche per voi. Nel senso che leggere, rileggere, per me, per alcuni di noi, e leggere per la prima volta per altri, ma leggere un capitolo a settimana, rifletterci, fermarsi e parlarvi in una live è un ottimo modo per assorbirlo. Stiamo sostanzialmente facendo un corso, improvvisando un corso su questa roba, e spero che questo porti i suoi frutti. Vedremo quanto ce ne ricorderemo poi, a distanza di qualche mese. Dunque, siamo quasi a metà, io sento di aver assorbito tantissimo da questo progetto di lettura condivisa. Dicevamo, siamo 52 e non voglio tediarvi. Iniziamo con il capitolo, con questo interessante disegno di asterischi e trattini che nasconderà chissà quali messaggi criptati all'Hofstadter, perché nulla è casuale in questo libro, e con il titolo Canone cancrizzante. Una mattina, mentre stanno passeggiando nel parco, Achille e la tartaruga si incontrano per caso. Ora, non elencherò tutto ciò che accade in questo dialogo. Non elencherò tutto ciò che accade. L'avete letto, lo potete leggere, non c'è nulla da capire. Tenderò a evidenziare la struttura simmetrica, speculare e variata del dialogo. Insomma, la tartaruga menziona il canone cancrizzante di Escher, che ha avuto finalmente modo di vedere al museo, alla galleria d'arte, pur restando dell'idea che la musica di Bach sia in qualche modo superiore all'arte di Escher, per quanto due forme artistiche distinte
possano essere comparate in modo così netto. Ok? Achille ovviamente non lo sa, non sa cosa sia meglio tra Bach e Escher, quantomeno questo è il suo ruolo nella prima parte del dialogo, e dice che de gustibus non est disputando, cita la massima. Insomma, si costruisce così un dialogo paradossale, quasi dell'assurdo, in cui i due personaggi iniziano a dirsi delle cose, scusatemi, ho dato riposiziono la telecamera, bene, in cui iniziano a menzionare dei fiori, le viole, e così via, e così via, e non ha proprio importanza cosa si dicono, ma cosa si dicono ora in relazione a ciò che si diranno poi, nella seconda parte del dialogo. Ma questo l'avete notato tutti, perché è molto evidente, appare il granchio che in qualche modo introduce la nozione di canone cancredante, nel senso che parla di strutture. Questo dialogo parla di strutture, il granchio in particolare, composte da due sottostrutture che si sviluppano in direzioni opposte. Questa è la sostanza del canone cancrezzante. Granchi incastrati con granchi nel senso opposto. Il nome del granchio che è scritto anteponendo la seconda parte alla prima e potenzialmente scrivendoli in contemporanea dalle due direzioni. Un eterno giro tondo, quello in cui si muove il granchio, dice lui. E così inizia a svilupparsi la seconda parte del dialogo. Il granchio menziona anche il suo stesso codice genetico, che viene poi raffigurato a pagina 220 dell'edizione Adelphi che ho io, con un disegno che ci mostra un esempio di canone cancrezzante. In particolare, la didascalia recita quanto segue. Ecco una breve sezione di un ipotetico gene del granchio che si avvolge ad Elica. Quando i due filamenti del DNA sono svolti e giacciono l'uno accanto all'altro, si leggono in questo modo. Concedetemi di non leggere tutte le basi azotate. Si noti che essi sono uguali tra loro e in un certo senso speculari, isomorfi però, possiamo definire un isomorfismo tra i due. L'unica differenza è che uno va avanti mentre l'altro va indietro, come nel canone cancrezzante di Bach musicalmente, come nel canone cancrezzante di Escher, come nel dialogo, nella sua struttura, in quello che dicono i personaggi. Sia pure con qualche lieve differenza, ricorda il palindromo, questa struttura che chiamiamo canone cancrezzante, che è una frase che si legge indifferentemente in entrambe le direzioni. Questo è un parallelo, e lo dice Hofstadter stesso, un pochino tirato, perché in questo caso abbiamo due sottoelementi letti nelle due direzioni opposto. Ok? E poi, guardando le lettere codificate dalle basi azotate, si nota Achille, la tartaruga, e quindi una struttura del dialogo che è in qualche modo immersa all'interno di questo disegno, che è immerso nel dialogo, quindi c'è anche questa ricorsione, se vogliamo usare i termini corretti. Ok? Quindi si sviluppa la seconda parte del dialogo, che se vogliamo è speculare e isomorfa alla prima, con ruoli scambiati, con parole variate, ma si può costruire una mappa, e il dialogo così si conclude con un'immagine che è opposta, si sviluppa al contrario rispetto a quella in apertura. Questo dialogo è molto semplice, molto meno denso di altri, ed è quasi un esercizio esemplificativo, ma nel vero senso della parola, di quello di cui parleremo poi, almeno in un certo qual modo. E lo è più di tanti altri, e a livello di contenuto invece è quasi un gioco, ok? Ripeto, nelle parole dei personaggi c'è molto, ma non quanto in altri dialoghi. In questo caso ciò che ci interessa è la struttura di quest'ultimo. Ed ora passiamo al capitolo vero e proprio, facciamo uno dei momenti più importanti di questo nostro percorso, quasi il momento in cui i nodi vengono al pettine. Cerchiamo di trasformare l'aritmetica in un sistema formale, e chiediamoci se questo sistema formale possa parlare di aritmetica, ok? Possa parlare di se stesso, se il sistema formale che si occupa dell'aritmetica possa, che formalizza ciò che noi possiamo dire a proposito dell'aritmetica e non a proposito dei numeri naturali, possa in qualche modo essere
visto come una parte o coincidente con l'aritmetica stessa, ovvero se l'aritmetica possa parlare di aritmetica, se i postulati, se le proposizioni a proposito dell'aritmetica possano essere in qualche modo riformulate in proposizioni a proposito dei numeri naturali e quindi di cui l'aritmetica si può occupare. Quindi leggo un attimo la chat, bevo un po' d'acqua, se avete qualcosa da dire è un momento adeguato, è un momento adeguato, poi passiamo al capitolo che è abbastanza, ma anche in questo caso abbiamo tanti tanti esempi, quindi andremo veloci. Vedo nella chat di Twitch un grazie Geo di Andy DV, e Geo che dice no problem, faccio quello che posso per supportare. Non so cosa sia successo perché qui non mi viene riportato, quindi mi connetto molto velocemente a Twitch, visto approfittiamo di questa pausa. Nel frattempo vi ricordo che esistono tutti questi modi strani di Twitch per supportare il canale, altrimenti potete o acquistare il merchandising o supportarmi attraverso il progetto di finanziamento diffuso che ho messo in piedi su Tipeee, in collaborazione con Tipeee. Ovviamente non posso, e lo sanno tutti quelli che mi supportano, garantire tanti contenuti perché il mio progetto vuole essere libero. Ma finanziandomi con tanti contenuti sul TPI privati, perché va contro il senso stesso del progetto del finanziamento diffuso, ma ci saranno alcuni backstage, soprattutto adesso che ricomincio a fare video in maniera consistente. Ok, quindi cerchiamo di capire adesso, Geomad, se mi vuoi raccontare cosa hai fatto, poi tra un paio di minuti riprendiamo con... Sei un donatore di abbonamenti, cosa succede? Come funziona questa roba? Io non ne ho assolutamente idea. Ad ogni modo, grazie, qualunque cosa tu abbia fatto, grazie. E adesso direi che possiamo riprendere. Io ho comprato il libro, non vedo l'ora di leggerlo, quindi sei un eroe a essere qui con noi. Ok. Ah, grazie Geomat, grazie. Questo è ovviamente molto apprezzato. Perdonami, ma io sono davvero, davvero, davvero ignorante in questo senso e in tutta franchezza pensavo di imparare più velocemente. Ma ci sono alcune dinamiche di Twitch che probabilmente si capiscono molto meglio o studiando, naturalmente, o sfruttandolo da utente, no? E vivendo la chat. Quindi grazie, grazie. Formalizzare l'aritmetica serve a qualcosa nell'ambito dell'aritmetica? Serve in qualche modo a darle un fondamento solido o solo come qualche nucleo di qualche altro sistema formale? È una domanda lecita, una domanda di cui parleremo. In un certo senso è necessario per poter fare matematica in modo rigoroso, con il pensiero M, no? Riuscire a trasformare l'aritmetica, e questo lo sottolinea Hofstadter, in un sistema formale tipo il calcolo proposizionale, permetterebbe in linea di principio di derivare teoremi dell'aritmetica, permette, non è solo in linea di principio, ma nei fatti, di derivare teoremi dell'aritmetica attraverso pure procedure tipografiche, al prezzo di un'enorme perdita di tempo, nel senso che dovendo formalizzare ogni specifico processo di deduzione o di induzione, come vedremo, è ovviamente necessario scrivere molto di più e fare molti più passaggi, ma un numero esorbitante di passaggi. Però è una pura manipolazione tipografica, come quello che può fare un computer. Ricordiamoci che un computer non potrà mai fare aritmetica come la facciamo noi, saltando tra metalivelli e ragionando, generalizzando come facciamo noi, ma ha le necessità di lavorare come nel calcolo proposizionale, quindi manipolando stringhe tipografiche in ultimo appello. Quindi questo serve anche a far fare aritmetica al computer, salvo poi sfruttare soluzioni un pochino più intelligenti di questa qui nella pratica. Però è un esempio di come noi insegniamo alle macchine che non possono saltare tra metalivelli a in qualche modo sostituirci in alcune operazioni di pensiero. Poi offre la speranza di poter trovare dei criteri di teorematicità per distinguere teoremi veri da proposizioni false, ok, nell'aritmetica, nel sistema formale, a priori, senza doverle derivare, quindi in qualche modo avere dei criteri per sapere da subito se un teorema sia vero o falso. Questo sarebbe, equivarrebbe a risolvere l'aritmetica,
in un certo senso il lavoro di Gödel distrugge questa speranza, ma lo vedremo, questo arriva più avanti, però era naturalmente interessante indagarlo, e senza questo genere di formalizzazione, senza questo genere di approccio, non avremmo risultati come quello del teorema di Gödel, che ci danno informazioni molto profonde sull'aritmetica in quanto tale, banalmente la presenza di proposizioni indecidibili, che non offre come fanno ogni volta che non si sa dimostrare qualcosa potrebbe essere una proposizione indecidibile, ma sapere che queste proposizioni indecidibili in sistemi formali sufficientemente complessi da embeddare l'aritmetica esistono è un'informazione molto importante. Quindi spero di averti soddisfatto, devo bere un altro po' d'acqua. Grazie. Ora vi giuro che imparerò a usare Twitch. Se avete altre domande, altre cose, questo è un buon momento per farle, naturalmente. È un buon momento per farle. Altrimenti, saltiamo avanti. E, caspita, 54 persone, mi sento privilegiatissimo ad avere questo genere di community. 57 addirittura. Bene. Allora, l'aritmetica tipografica. Come dicevo, anche in questo caso ci sono tanti esempi di cui parleremo fino a un certo punto, perché noi restiamo, immagino che gli esempi li abbiate spulciati, se non li avete spulciati voi non ha alcun senso che lo faccia io adesso in live ingarbugliandoci con il linguaggio, ma cerchiamo di restare sui concetti, no? Penso siate d'accordo. Allora, il canone cancrezzante offre tre esempi di autoreferenza indiretta, ci dice l'introduzione. Achille e la tartaruga descrivono entrambi un'opera d'arte, e queste opere d'arte, guarda caso, hanno la stessa struttura del dialogo nel quale si trovano coinvolti. Quindi c'è questo genere di autoreferenza, personaggi in un dialogo con una certa struttura che parlano di quella certa struttura attraverso altri oggetti. È possibile leggere il dialogo e anche capirlo, capire cosa accade dal punto di vista narrativo, senza accorgersi che ha anch'esso la forma di un canone cancrezzante. Per accorgersi dell'autoreferenza occorre badare sia alla forma che al contenuto del dialogo. Quello che vuole dire Hofstadter è che esistono livelli di comprensione che dipendono dalla nostra capacità di metapensare, metaragionare. Leggere il dialogo e interpretare alla lettera quanto vi è scritto ci permette unicamente di comprendere cosa accade da un punto di vista narrativo, al netto dell'imprecisione della lingua corrente, del linguaggio naturale. Ma per intendere altro dobbiamo ragionare attorno al dialogo, guardare la sua forma, la sua struttura, e questa non è informazione attinente al livello di cui parlavamo prima, appartiene a un metalivello superiore. In un certo senso il metapensiero, il metametapensiero, il metametametapensiero e così via ci permettono di interpretare il nostro pezzo di testo informativo con chiavi di decretazione differenti, potenzialmente trovando nuove informazioni. In questo caso la storia, la narrazione è incorporata a un certo livello di interpretazione, ma ad un livello più alto, più meta, sono incorporate altre informazioni. Quindi la nostra possibilità di saltare dal primo al secondo ci permette anche di capire più informazioni, e guardarne solo uno ci permette di avere solo una componente parziale delle informazioni contenute nel dialogo, e sono certo che a un metalivello superiore si possa estrapolare altra informazione e così via, ma ci accontentiamo di questi due. Ciao Carletta, sono contentissimo che tu sia riuscita a passare a fare un saluto. Non sono riuscito a portarti in live, mannaggia, quando eravamo a Monaco. Adesso sei scappata per una serie di mesi, ma ti catturo. Bene, tornando a noi. La costruzione di Gödel si basa sulla descrizione sia della forma, sia del contenuto delle stringhe del sistema formale che definiremo aritmetica tipografica. Dicevamo la formalizzazione, simile al calcolo proposizionale, dell'aritmetica
in sé, quella branca della matematica che si occupa delle proprietà dei numeri naturali. L'avete fatta tutti, immaginandola come una cosa semplice, invece è quasi sinonimo di semplice l'aritmetica, ma non è affatto così, siamo pazzi. Questo presenta il fenomeno inatteso che in virtù di un'ingegnosa corrispondenza scoperta da Gödel, e questo è quanto dicevamo prima, è possibile descrivere la forma delle stringhe all'interno dello stesso sistema formale. Questo significa che statements, proposizioni, a proposito dell'aritmetica, metaproposizioni dal punto di vista dell'aritmetica, possono essere riformulate in termini di proposizioni sui numeri naturali di cui l'aritmetica si può occupare, e facendo così abbiamo una coincidenza tra un sistema formale e un metasistema formale in cui questo è incorporato, che parla del primo. E quindi abbiamo un sistema formale che ricorsivamente può parlare di se stesso. Che cosa vorremmo poter esprimere nell'aritmetica tipografica? Quindi noi adesso siamo in una situazione anche un pochino imbarazzante, perché c'è una cosa che si chiama aritmetica e sappiamo come sono i sistemi formali, abbiamo l'esempio del calcolo proposizionale e vogliamo costruire un sistema formale che in qualche modo possa essere interpretato come una riformulazione in termini di manipolazione tipografica e stringhe ben formate dell'aritmetica. Quindi abbiamo un principio guida, ma lo dobbiamo chiarire, perché cosa diavolo è in realtà l'aritmetica? Non ci basta una guida vaga, dobbiamo formalizzare e scrivere nel dettaglio le proprietà che vogliamo che questi diavoli di numeri naturali abbiano prima di poterli convertire in un sistema formale, perché i sistemi formali non lasciano scampo, non puoi giocartela con l'ambiguità del linguaggio in questo terreno. E dunque adesso ci lanciamo in un chiarimento del problema che vogliamo affrontare. Diciamo subito che il termine aritmetica sarà riservato alle proprietà dei numeri interi positivi e lo zero, i cosiddetti numeri naturali. È importante che si tenga sempre separato il sistema formale, l'aritmetica tipografica, da quel vecchio ramo della matematica piuttosto mal definito, ma comodo, costituito dall'aritmetica tradizionale. Indicheremo la prima con AT e la seconda con A. E quindi qui Hofstadter chiarisce subito il punto. È una cosa che abbiamo ribadito così tante volte che spero che ora sia stata incorporata nei cervelli di chi mi ascolta e nel mio, auspicabilmente. I sistemi formali non coincidono con le porzioni di realtà a cui noi li associamo mediante degli isomorfismi che chiamiamo interpretazioni. Esistono dei sistemi formali, sistemi di stringhe, manipolazioni di stringhe, con criteri per distinguere stringhe che chiamiamo teoremi da stringhe che non chiamiamo teoremi e così via, e delle interpretazioni che mappano mediante isomorfismi questi sistemi formali, gli stringhe in proposizioni attinenti a una certa sezione, a una certa porzione del mondo del reale, che vuol dire anche della matematica, non il reale in senso stretto, non la natura. Ok? Queste interpretazioni possono essere molteplici e già questo basta per escludere la coincidenza tra sistema formale e porzione del mondo che descrive, ma in particolare l'interpretazione è un'informazione aggiuntiva. Quindi noi abbiamo sistemi formali, abbiamo porzioni di mondo e poi possiamo sovraimporre a queste cose qui degli isomorfismi, ma l'abbiamo detto tante volte. Quindi non bisogna confondere l'isomorfismo tra due strutture con la loro coincidenza. Sono due cose diverse, ma isomorfe tra loro, nel senso che possiamo tradurre nello stesso modo in cui italiano e inglese non sono la stessa lingua, indipendentemente dalla nostra possibilità di tradurle l'una nell'altra con un dizionario. Un esempio un po' tirato, ma rende l'idea. Poi è chiaro che una frase in inglese non sia isomorfa una frase in italiano per strutture differenti, ma spero ci intendiamo. Dunque, tornando a noi, qui Hofstadter elenca alcune proposizioni dell'aritmetica
E poi le riformulo, in cui entrano tanti tanti concetti, ma in realtà gran parte delle nostre proposizioni aritmetiche possono essere riformulate in termini di alcuni concetti elementari molto 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 semplici, le quattro operazioni e così via, alcune ripeto, nozioni molto 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 semplici. Questa possibilità di scorporare tutto e ridurlo a varie combinazioni di quei pochi pezzi fondamentali è la chiave di volta per permetterci di formulare l'aritmetica in termini di sistema formale, di un sistema formale ad esso isomorfo. Perché se dovessimo formalizzare infiniti concetti diversi non ne usciremmo più. Invece i mattoncini sempre quelli sono per esprimere tutto quello che vogliamo esprimere all'interno dell'aritmetica tipografica. E ben venga, talvolta la traduzione di concetti abitualmente usati come il concetto di potenza e così via in termini di questi concetti elementari, come dice Hofstadter, banalmente la proposizione vediamo, no, non è ancora qui, ci arriviamo dopo, ma esistono delle proposizioni che per essere tradotte in termini di questi concetti elementari richiedono tantissimo tempo e tantissima fatica, però, vale la pena notare, constatare che questa cosa può, in linea di principio, quantomeno, essere fatta. Quindi Hofstadter riformula gli enunciati e ci mostra che è sufficiente studiare alcuni pochi, finiti concetti elementari. Ora, vogliamo definire i numeri e lo facciamo in modo molto semplice. Anche in questo caso con una notazione forse un po' pesante quando si vuole lavorare con numeri molto grandi, ma assolutamente funzionale, che ci permette anche di limitare il numero di caratteri tipografici che utilizziamo. Quindi useremo solo due caratteri per scrivere tutti i numeri. Lo 0 si scrive con uno 0. Per scrivere 1 ci mettiamo un S davanti, che va interpretata come il successivo di 0. Per il 2 SS0, per il 3 SSS0 e così via. Il successivo del successivo del successivo di 0. Questo è 3 e così possiamo scrivere tutti i numeri naturali utilizzando solo lo 0 e la S. Da un punto di vista di caratteri tipografici, poi è chiaro che per scrivere 100 milioni di miliardi in questo modo sarebbe abbastanza complesso, ma queste sono le regole del gioco. Guadagni da una parte e perdi dall'altra, è inevitabile. Questi saranno detti numerali, ok? Grazie Francesco per il super sticker, grazie mille. Non ci hai associato una domanda, è possibile, vero, associare delle domande ai super sticker? Fatemi bere un po' d'acqua. Ah, c'è addosso una stanchezza clamorosa. Bene, bene, bene. Dunque, tornando a noi, variabili e termini. Ancora una volta introduciamo la possibilità di sfruttare dei dummy symbols, dei simboli che saranno A, B, C, D, E, eccetera, adesso lo capiamo, che non indicano un numero in particolare, ma che possono essere sostituiti ad un numerale, poi vedremo in che modi specifici, e possono essere ovviamente variabili, numeri non specificabili, non specificati e così via, vedremo la differenza tra statements aperti e chiusi, ok? E vogliamo usare anche in questo caso il minor numero di simboli tipografici possibili. Il modo più efficiente per fare questa cosa è quello della cosiddetta aritmetica tipografica frugale, in cui utilizziamo un simbolo come la A minuscola e aggiungiamo apici per produrre altre variabili, producendone così infinite con due soli simboli, oppure il metodo che noi seguiremo per rendere la formulazione dei nostri enunciati più leggera, nulla di più, al costo di introdurre un pochino di simboli in più, useremo A, B, C, D, E eventuali apici. Ok?
A questo punto introduciamo le operazioni. Da un punto di vista tipografico le scriviamo con il simbolo noto, il più, la croce per il più, il puntino per la moltiplicazione, ma imponiamo l'obbligo di utilizzare delle parentesi, in questo caso è vincolante. Non mettere una parentesi fa esplodere la stringa, non vuol dire più nulla. Il computer crasha se la legge. Ragazzi, se un bit è fuori posto, il nostro software non funziona. Ok? Allora, Paolo Sarpi ci chiede che differenza c'è tra isomorfismi per l'interpretazione del sistema formale e interpretazione dei simboli tipo i due simboli 0 ed S, nessuna, direi. Nel senso che l'interpretazione, da un punto di vista di sistema formale, di questi simboli, come interpretando l'aritmetica tipografica come un sistema formale isomorfo all'aritmetica, in senso stretto, quella di cui parliamo quando studiamo l'aritmetica alle elementari, è che questi simboli vengono interpretati come i numeri naturali. Spero che questo sia chiaro, Paolo. Dunque, proseguiamo. Siamo 50. Questa roba mi rende contento in una maniera... Cioè, non ne avete idea di quanto vi renda contento. È bellissimo. È bellissimo. Dunque, proseguiamo. Abbiamo definito le operazioni che devono essere binarie. Attenzione. La scelta di utilizzare il più, la croce per il più, il solito simbolo, è da un lato utile, perché semplifica la notazione. Ogni volta che vedremo la croce, i nostri cervelli saranno già abituati a pensare al più. Ma dall'altro la complica, perché il più all'interno del nostro sistema formale è un po' più restrittivo del più in aritmetica. È un simbolo un pochino più preciso, che non possiamo utilizzare in maniera vaga. È sempre e solo binario. E questo è proprio il punto in cui è fondamentale ricordare che un ragionamento del sistema formale può essere trasferito a un ragionamento della porzione di mondo che è isomorfa al sistema formale mediante un'interpretazione, ma non viceversa. Noi non possiamo ragionare nel sistema formale, andare nella porzione di mondo mediante isomorfismo, ragionare ancora in maniera più naif e poi tornare giù e reinterpretare. Quindi l'interpretazione funziona in una direzione, in questo senso, capite? E in questo caso è palese, perché a livello di aritmetica noi possiamo tranquillamente scrivere un'espressione come 2 più 3 più 7, proprio così, 2 croce 3 croce 7, ma una stringa del tipo SS0, croce SSS0, croce SSS0, non ha alcun significato. Servono le parentesi e serve che la croce agisca come operatore binario. Quindi da qualche parte delle parentesi le dobbiamo mettere. Non esistono addizioni a 3, 4, 5 termini. La croce può essere utilizzata solo per dugare due termini, è binaria, e questi vengono chiusi tra parentesi, punto. Queste sono le regole tipografiche, non possiamo stirarle perché tanto si capisce uguale. Tanto si capisce uguale perché noi ragioniamo in metapensiero, in pensiero intelligente, possiamo generalizzare le situazioni e sfruttare la nostra conoscenza di situazioni che abbiamo già vissuto. Ma una macchina, se viene istruita a trattare la croce come un'operazione binaria e poi vede tre elementi legati da due croci che si inseriscono nei buchi, ok, non capisce niente, perché quella roba non funziona come è stato insegnato, come le è stato insegnato, ok? Questo è sostanzialmente il punto. Ma torniamo a noi. Atomi e simboli proposizionali. Quindi abbiamo parlato delle operazioni, passiamo agli atomi. Tutti i simboli del calcolo proposizionale ce li portiamo dietro, ne abbiamo già parlato, ad eccezione delle lettere usate per indicare gli atomi, saranno adoperati nell'aritmetica tipografica. Quindi il non, le, lo, l'implicazione, il se allora, no? La possibilità di costruire delle fantasie, poi tornare indietro e così via. Il ruolo degli atomi sarà invece svolto da stringhe che nell'interpretazione sono enunciati di uguaglianza. Quindi introduciamo il simbolo uguale e proposizioni del tipo qualcosa, un'espressione che coinvolge numerali, eventuali operazioni binarie, quindi parentesi, simboli della linea, uguale qualcos'altro, sarà la struttura tipica dei nostri atomi. Ok?
E così possiamo iniziare a scrivere delle proposizioni aritmetiche un pochino più interessanti, no? Quindi, banalmente, una cosa come 2 più 2 uguale a 4 può essere scritta come atomo. Questo, e qui non ci curiamo minimamente di eventuali valori di verità da un punto di vista interpretativo. Siamo molto prima di quella roba lì. Molto prima di quella roba lì. Ok? Proseguiamo. Variabili libere e quantificatori. A questo punto dobbiamo iniziare a fare dei discorsi un pochino sottili, ma è bene tenerli a mente, perché poi questa roba tornerà nel libro e se non la capiamo adesso rischiamo di fare un sacco di confusione quando poi parliamo di teorema di Gödel e sistemi formali. Quindi davvero stiamo molto attenti, molto attenti. Tutte le formule ben formate scritte sopra hanno la proprietà che la loro interpretazione è un enunciato che è vero o è falso. Ricordatevi, una stringa ben formata non deve, mediante l'interpretazione, necessariamente corrispondere a un enunciato vero, ma ad un enunciato sensato. 2 più 2 uguale a 5 è un enunciato sensato. Più 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 2 uguale uguale più 2 più 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 5 è un enunciato senza senso. Non è né vero né falso, è senza senso. Il primo è sensato ma è falso. 2 più 2 uguale a 5 può essere interpretato proprio da un punto di vista di interpretazione nel senso naturale della parola, quindi inteso chiaramente pur veicolando un'informazione falsa. Ok? Quindi questa è la distinzione tra falso e insensato di cui abbiamo parlato tante tante volte, quindi andrò rapidamente. Possiamo trovarci con delle stringhe, formule ben formate, ok, che non sono né vere né false, che non corrispondono a enunciati né veri né falsi. Banalmente la stringa che viene riportata a pagina 227, che può essere interpretata in senso, da un punto di vista dell'aritmetica, come b più 1 uguale a 2. Questa non è né una proposizione vera né una falsa, perché B non è specificato, è un dummy, una dummy variable, che noi dobbiamo sostituire, una variabile libera, ok? Una formula di questo tipo è detta aperta, perché non può essere, è ben formata, può essere interpretata nel senso dell'aritmetica e poi intesa chiaramente, ma non può essere dichiarata né vera né falsa, perché B non è specificato. Per trasformare una siffatta formula aperta in una cosiddetta formula chiusa, blindare la variabile libera, dobbiamo anteporle un quantificatore del tipo per ogni o esiste, chiudendo tutte le variabili libere presenti in una proposizione aperta, in una stringa aperta, noi produciamo una stringa chiusa. I quantificatori in questo caso sono 2 più eventuali modifiche con il non, e sono l'esiste, quindi esiste almeno un tale che, e il per ogni, ok? Il per ogni, l'esiste è una specie di e al contrario, ribaltata sul piano verticale, mentre l'esiste è una A ribaltata sul piano orizzontale, speculare. Una variabile che sta nel campo di azione di un quantificatore, quindi una variabile aperta, che viene trasformata da un quantificatore, viene su cui un quantificatore agisce, viene detta variabile quantificata. La stringa di prima, che viene interpretata come b più 1 uguale a 2, può essere trasformata in una stringa vera e in una stringa falsa a seconda della nostra la stringa chiusa, interpretata poi come un teorema vero, come una proposizione vera a livello dell'aritmetica, una stringa chiusa interpretata poi come una proposizione falsa, quindi un teorema o non teorema all'interno del sistema formale, a seconda della scelta del quantificatore. Banalmente, dire che esiste un numero naturale B, e qui stiamo usando il quantificatore esiste, che può essere esteso come esiste almeno un, quindi esiste un numero naturale B tale che B più 1 sia uguale a 2, è del tutto vero. Quel numero naturale è 1. Ma dire che per ogni numero naturale B, B più 1 fa 2, è del tutto falso, perché io riesco a pensare infiniti numeri naturali, perché questa roba è falsa. Quindi dire che per ogni numero naturale quel numero più 1 fa 2 è falso, perché basta prendere il 7, 7 più 1 fa 8, non 2. Ok? Quindi a seconda della scelta del quantificatore, una stringa aperta può essere trasformata in una stringa chiusa. Tutte ben formate, tutte ben formate, tutte ben formate. Attenzione, teorema o non teorema?
vera after interpretazione o falsa after interpretazione. Ci intendiamo? Spero di sì. Spero di sì. E così via. E così via. Poi ci sono tanti tanti esempi, non ha senso dedicarsi a tutti. È l'importanza fondamentale tale differenza, afferrare tale differenza tra string con una variabile libera che esprimono una proprietà che poi può essere specificata da un quantificatore e string alle quali la variabile è quantificata e che esprimono una verità o una falsità. L'abbiamo detto, abbiamo fatto i nostri esempi. Le stringhe aperte possono essere interpretate nel senso come proprietà che un tale oggetto, un tale numero, una tale variabile può avere o meno. B più 1 uguale a 2 è una proprietà che B ha se P è uguale a 1, se P è sostituito nella sua posizione, sono quasi dei segni a posto, come quelli del monopoli, le variabili libere, altrimenti no. Ok? E naturalmente per costruire una stringa chiusa dobbiamo chiudere tutte le variabili libere. Non basta quantificare una variabile libera se ce ne sono due, B e C, o B, C e A se sono tre, dobbiamo quantificarle tutte. Aggiungere quantificatori esiste, non esiste col non, per ogni variabile libera, e così costruiamo una stringa chiusa. Altrimenti la stringa resta aperta, semplicemente per un numero più piccolo di variabili libere. Sono banalità, ma è bene sottolinearle, non bisogna perdersi di vista. Se avete delle domande è decisamente un buon momento, perché mi è arrivata. No, va bene, funziona tutto. Ok, proseguiamo che è ancora lunga. Le traduzioni che daremo tra poco non sono affatto le uniche possibili. Ecco, stringhe diverse, sottolineiamolo, possono produrre, questo è dovuto alla strettezza delle regole tipografiche che abbiamo imposto e che dobbiamo imporre quando vogliamo costruire un sistema formale, stringhe diverse possono produrre lo stesso enunciato da un punto di vista dell'interpretazione, banalmente, chiudendo le parentesi in modo diverso in una addizione a catena a livello dell'aritmetica. Quindi 10 più 5 più 3 può essere raggruppato in parentesi binarie in modi diversi, quindi più stringhe possono produrre la stessa proposizione una volta interpretate. Questa ridondanza è inevitabile una volta che imponiamo delle regole molto strette, la cui strettezza è maggiore nella formulazione di stringhe all'interno del sistema formale, la cui strettezza è più importante di quella che invece imponiamo alla formulazione di proposizioni in aritmetica, quindi a livello interpretato, a livello di porzione di mondo interpretata. Voi in chat ogni tanto vi prego battete un colpo, perché io devo essere sempre sicuro che funzioni tutto, che io sia connesso. Sono connesso, vero? Mi state seguendo, perché c'è stata la caduta prima e io rischio di non accorgermene. Ok, quindi per favore battete un colpo. Ma sembra stia ancora funzionando tutto, vero? Sì, direi di sì. Ah, caro Mattias. Bene, bene, bene. Vedo che siete in tanti. Ottimo, ottimo, ottimo. Sì, purtroppo mi sono potuto collegare solo ora. Non preoccuparti, Albe, ci scrive Albe da Twitch. Ovviamente ricordate che io adesso posso gestire, tu gestisco tutte e due le chat in contemporanea. Quindi benissimo, bene Valeria, bene Mattias, bene Lunaris. Grazie Laura, Francesco e così via. Grazie mille. E si continua, fatemi bere un pochino d'acqua, perché... E attenzione, prima sottolineiamo una cosa. La teorematicità di una delle stringhe tra loro alternative, che può essere tradotta in una certa proposizione da un punto di vista di aritmetica, di linguaggio formale, sistema formale interpretato, non implica automaticamente la teorematicità di tutte le altre, perché dipende da quanto sono strette le regole del nostro sistema formale, ok? Il nostro criterio di teorematica, noto un certo enunciato vero, punto di vista dell'aritmetica, quindi del sistema formale interpretato in linguaggio naturale, che può essere
formulato come interpretazione da tre diverse stringhe all'interno dell'aritmetica tipografica, partendo dall'aritmetica tipografica, il fatto che una di queste sia un teorema all'interno del sistema formale non implica necessariamente che lo siano le altre, perché questo dipende strettamente dalle regole del nostro sistema formale e non solo dal senso interpretato che poi emerge a livello dell'aritmetica. Quindi ribadisco le cose, ma è molto, molto, molto importante. Stringhe distinte nell'aritmetica tipografica, indipendentemente da un'eventuale coincidenza della loro interpretazione, sono stringhe distinte. Punto. E non c'è niente da dire. E quasi quasi mi incazzo e cambio tutti i colori in rosso per... No, quando dico una cosa, sarebbe bellissimo avere una regia, perché se io avessi una regia potrei fare cose di questo tipo istantaneamente, no? Dovrei trovare un modo per automatizzarlo di più, perché potrei fare cose di questo tipo, no? Mi raccomando, stringhe diverse sono stringhe diverse, ok? Altrimenti mi incazzo. Figo, no? E poi magari tranquillizzarmi e tornare al setting di colori precedente. Ci chiede Paolo Sarpi, in un momento in cui guardo la chat, i teoremi che si formalizzano in meccanica quantistica, tipo teorema di Stone, sono da considerarsi leggi fisiche? In un certo... Anche qui, la definizione di legge fisica è come la definizione di principio... varia. Cos'è una legge fisica? È una proposizione matematica che in qualche modo può essere messa in corrispondenza all'interno di un framework che noi chiamiamo teoria fisica. In tal caso sì, tutto quello che possiamo dire in meccanica quantistica in un certo qual modo è una legge fisica, no? Però è un pochino complicato, qui si entra in epistemologia molto stretta, ci sono varie posizioni l'ontologia degli oggetti che utilizziamo, matematici che utilizziamo nelle teorie fisiche, qui si entra in... Esistono i campi, di quella roba che chiamiamo campo, in teoria dei campi, è una roba che esiste solo all'interno del nostro modello, quindi sono questi discorsi di epistemologia molto molto interessanti, ma che esulano un po' da quello che vogliamo fare oggi, e quello che vogliamo fare oggi non è una passeggiata nel parco, quindi suggerirei di non separarci così tanto, non allontanarci così tanto dal seminato, per quanto allontanarsi dal seminato sia la cosa che preferisco. Dunque, i trucchi del mestiere. Hofstadter ci mostra alcune chicche per scrivere le stringhe in modo intelligente. Banalmente, se vogliamo fare una proposizione, scrivere una proposizione escludendo lo zero, che riguarda solo gli interi positivi, scriviamo tutti i termini come... È noto che le nostre variabili liberi possono essere sostituite da qualunque numero naturale, zero compreso, noi invece che utilizzare le variabili libere e basta, usiamo S variabili liberi, di modo che, invece che usare B, usiamo SB, di modo che inserendo B da 0 a infinito, SB vada da 1 a infinito, niente più di questo. Sono trucchetti per scrivere le cose come... Esatto, Ivano, ma poi... predizione sperimentale cosa vuol dire? Perché in un certo qual modo, quando tu computi un'ampiezza di scattering dentro quella roba lì ci entra tutta la meccanica quantistica, no? In un modo o nell'altro, a vari livelli di profondità. Quindi c'è un botto di analisi funzionale dietro seguire le cose formalmente. E quindi io non credo che noi possiamo isolare una porzione della teoria fisica da cui il risultato, la predizione sperimentale è emersa, no? In un certo qual modo, noto anche che si possono seguire percorsi, traversi, in un certo qual modo una predizione sperimentale viene prodotta, poi è chiaro che noi lo sappiamo usare il naso e orientarci, perché quando una predizione sperimentale non viene mecciata non buttiamo tutta la teoria, individuiamo il pezzo in cui le cose non funzionano, però non è sempre così semplice. Gli ingredienti che entrano nel produrre una predizione sperimentale sono tantissimi, anche molto fondamentali, no? Quando noi computiamo una S-matrix, in qualche modo entra il fatto nelle nostre manipolazioni della S-matrix
assumiamo che i campi siano effettivamente distribuzioni a valore negli operatori che si mangiano smeared functions, ok? E questo è un fatto, quindi in qualche modo anche quello origina la predizione sperimentale. Però è un discorso di epistemologico molto molto interessante, magari ne parleremo la prossima volta che mettiamo su un pub. Dunque, qui al netto sarebbe giusto una lunga sequenza di trucchi, una lunga sequenza di trucchi, quindi io non li guardo nel dettaglio, come non guardo gli esercizi di traduzione. Poi se c'è qualche domanda, ovviamente sono a vostra completa disposizione, bevo un po' d'acqua e poi andiamo avanti con come distinguere il vero dal falso, che nella mia edizione Adelphi è pagina 233. Poi sono così galvanizzato da questa... stiamo davvero iniziando a sembrare una bettola cyberpunk, quindi sono super contento per questa ragione. Permettetemi di rispondere a un... Ok. Good. Bene. Continuiamo. Direi che continuiamo. Arrivati a questo punto, varrà la pena riprendere fiato per un attimo e meditare su cosa... Sì, tra le altre, questo è un buon momento per fare delle domande o ancora una volta battere un colpo, perché altrimenti c'è sempre il rischio che la connessione sia saltata ed io non me ne sia accorto. Allora... Ci sono, eh? Per curiosità, quali proposizioni dell'esempio sono sbagliate? L'ho guardato su un quaderno, adesso dovrei... però, insomma, è molto semplice, è molto molto semplice, quindi guarda, mettersi sotto e magari ne parliamo sul gruppo di Jeb. Ok, adesso non so darti una risposta precisa, perché poi non rifaccio tutti gli esercizi. Ovviamente, quelli ve li fate voi la prima volta che attraversate queste robe, io ci sono già passato, quindi non ho alcuna intenzione di rifare gli esercizi. Varrà la pena riprendere fiato per un attimo e meditare su cosa significherebbe disporre di un sistema formale capace di distinguere gli enunciati veri da quelli falsi. Un tale sistema tratterebbe tutte le stringhe che ai nostri occhi somigliano a enunciati come disegni che hanno una forma ma non un contenuto, e questo sistema sarebbe come un setaccio che fa passare soltanto i disegni di un particolare stile, lo stile della verità. Procurarci un metodo tipografico in grado di piazzare correttamente ogni formula dalla parte giusta rispetto a questa frontiera tra vero e falso sarebbe un colpo sensazionale. Arrivare in fondo a questa ricerca di una vera manipolazione tipografica con criterio di teorematicità, chiaramente, come dicevamo prima, ci fornirebbe un criterio che, senza interpretare una determinata stringa che viene interpretata poi come una proposizione in aritmetica, quindi partendo da una proposizione aritmetica, formulandola in termini di sistema formale, con un puro criterio tipografico, potremmo dire se si tratti di una proposizione vera o falsa. Rendete bene conto che questo ridurrebbe completamente l'opera del matematico a una manipolazione meccanica di simboli, una cosa che almeno in aritmetica può tranquillamente fare una macchina, un computer. E questo è interessantissimo. Per fortuna non è così semplice, ok? Dicevamo, le regole di buona formazione, questo è molto importante. È utile avere una tavola con le regole di formazione delle stringhe ben formate, che poi possono essere interpretate come proposizioni vere o false, ma in ogni caso come proposizioni dotate di senso. Bene. All'inizio iniziamo con delle regole, poi, signori, queste sono tutte regole, tutte, e non c'è molto da capire. Quindi anche in questo caso io in tutta franchezza glisserei, perché sono tutte regole
che io leggerei ripetendo a pappagallo, che spero abbiate letto voi. Io vorrei concentrarmi più su elementi come quello del paragrafo precedente. Poi qui questo è molto molto costruttivo, no? Quindi in sostanza qua Hofstadter ci dà tutte le regole, cose che in qualche modo abbiamo detto, per costruire delle stringhe ben formate. Okay, poi siamo già ad 1:10, quindi rischiamo di non cavarcela più. Noi qua siamo per discutere un po' più, fare una discussione a livello un pochino più alto, non nel senso di più importante, ma nel senso di più speculativo attorno a quello che dice Hofstadter, è un po' più libero. Quindi assumiamo, quando ci sono delle live in cui la gente parla di pallacanestro, ovviamente non si parla di quale sia la definizione dei passi, del doppio o del tiro da tre punti. Assumiamo che tutti ce l'abbiate chiara, avendo letto queste due pagine, ok? Giorgio Geuna dice, ma comunque sapere che una proposizione dell'aritmetica è vera non sarebbe solo metà del lavoro? Non varrebbe comunque la pena cercare di portare dimostrazioni? E la dimostrazione all'interno del sistema tipografico è una dimostrazione. Perché tu poi la ritraduci tutte le manipolazioni all'interno, con la tua interpretazione, a livello dell'aritmetica e hai una dimostrazione. Quindi quella è una dimostrazione ed è automatica. Nasce da manipolazioni puramente tipografiche. Puramente tipografiche. Quindi proseguiamo. Vedo che c'è stato un piccolo drop di ascoltatori. Spero non sia dovuto al mio statement attorno alle regole Hofstadter, quindi al mio dirvi che non avrei riletto tutte le regole che Hofstadter ci ha dato. Spero vivamente che non sia così. In tal caso ditemelo, viva Dio, che se è così le leggiamo invece. Ma secondo me semplicemente non è un modo furbo di sfruttare il nostro tempo. Ok, quindi lui ci dà delle regole per costruire i costituenti delle nostre stringhe, che sono i numerali, le variabili e i termini, e poi le regole che ci dicono come costruire delle stringhe ben formate e complete. Ok, tutto quello che ci serve. E utilizzando delle lettere minuscole dell'alfabeto come segnaposto per delle stringhe, per dei termini, tecnicamente, attenzione, le lettere dell'alfabeto minuscole che lui utilizza non fanno parte del sistema formale, sono dei segnaposto meta, sistema formale che utilizziamo noi nello specifico, quindi attenzione, e così via, no? Poi ci invita a provare a tradurre alcune proposizioni aritmetiche a livello di sistema formale, ok, sempre con la dovuta cautela, ma quello lo lascio tranquillamente a voi, è un esercizio sostanzialmente meccanico che qualunque studente di matematica fa, perché questo poi è il linguaggio in cui vengono formulati. Esatto, Francesco, ciò che nel sistema formale sono derivazioni, quindi pure manipolazioni tipografiche, nell'interpretazione dell'aritmetica sono dimostrazioni. Questo è il linguaggio con cui lavorano tanti studenti agli esami di analisi, ovviamente, perché permette di scrivere meno e di formulare in modo rigoroso le cose. E darci degli hook, quando vedo un per ogni o un esiste, so già dove stiamo andando. Bene. Abbiamo ormai terminato l'esposizione della notazione dell'aritmetica tipografica. Tuttavia, ci rimane ancora da Giorgio, si tratta di due attività intellettuali diverse, anche se portano allo stesso risultato. Nel senso diventa un gioco, ma una dimostrazione ce l'hai. Il punto è che se davvero si potesse fare questa cosa da un punto di vista di sistema formale, noi potremmo avere delle dimostrazioni e non ci sarebbe nulla di geniale, nulla di guizzo nelle nostre dimostrazioni. Ok, scopriremo che tutto il gioco in realtà si è sempre ridotto solo a delle manipolazioni tipografiche, anche quando le stavamo facendo implicitamente senza saperlo. Poi naturalmente, per fortuna, non è così. Ok? Non so che problema abbia Giacomo Galeotti, non so che problema abbia, ma immagino ce lo farà sapere. Ok? Proseguiamo.
un sistema non tipografico, dicevamo. Tuttavia, ci rimane ancora da risolvere il problema di trasformare l'aritmetica tipografica nell'ambizioso sistema che abbiamo descritto. Noi abbiamo costruito una roba, ma non siamo certi che quella roba davvero formalizzi tutta l'aritmetica, tutta quella roba che noi chiamiamo aritmetica. La nostra riuscita giustificherebbe le interpretazioni che abbiamo assegnato ai vari simboli, quindi noi stiamo andando in fiducia interpretando le cose, perché non siamo ancora certi che quella roba lì davvero incorpori l'aritmetica, una formalizzazione dell'aritmetica. Ma finché non l'abbiamo fatto, queste particolari interpretazioni valgono né più né meno di quelle interpretazioni bizzarre fornite al sistema PG, quindi dobbiamo indagare questo punto ed eventualmente estendere l'aritmetica tipografica per incorporare davvero tutta l'aritmetica. Quindi innanzitutto tradurremo assiomi e regole. Formuliamo 5 assiomi dell'aritmetica tipografica. Noto che tutti gli assiomi del calcolo proposizionale vengono trasferiti. Assioma numero 1, e ve lo leggo interpretandolo, no? Per ogni A, quindi per ogni numero naturale, non è vero che il successore di A è uguale a 0. In altre parole, 0 non è il successore di alcun numero naturale nella nostra notazione, ed è un bel punto. Assioma 2. Per ogni A, per ogni numero naturale, A più 0 è uguale a A. E questo ci dà una prima interpretazione, una prima proprietà dell'operazione binaria nota come addizione, che però era solo un simbolo di croce. Per ogni A, per ogni numero naturale A, e per ogni numero naturale B, A più il successore di B è uguale al successore di A più B. Questo ha a che fare con la distribuzione. Poi, reiterando questa procedura, possiamo distribuire l'addizione in modo diverso. In questo caso ci sta dicendo che A più B più 1 è uguale a 1 più A più B, in un certo qual modo, e questo può essere reiterato e quindi distribuire. Per ogni numero naturale A, A per 0 è uguale a 0, e questo chiarisce una prima proprietà della moltiplicazione. Per ogni numero naturale A e per ogni numero naturale B, A per il successore di B è uguale a A per B più A. Ok? Quindi in un certo qual modo anche qui stiamo distribuendo le moltiplicazioni e stiamo dicendo che A per B più 1 è uguale a A per B più A per 1, che poi è A, e questa cosa reiterata ci permette di distribuire le moltiplicazioni. L'interpretazione del primo assioma coincide con uno dei famosissimi assiomi di Peano, una assiomatizzazione dell'aritmetica di fine Novecento, Giuseppe Peano, 1889, l'anno preciso che riporta Hofstadter. In questo caso ha anche ritradotto gli assiomi di Peano per non trarci in confusione, sostituendo le parole e usando genide come generico numero naturale, genio come zero e meta come successore. Gli assiomi di Peano in tal senso sono: genio è un genide, quindi zero è un numero naturale, ogni genide ha un meta, che è ancora un genide, quindi ogni numero naturale ha un successore, che è anch'esso un numero naturale. Genio non è il meta di alcun genide, quindi non esiste un numero naturale tale che 0 sia il suo successore. Genidi distinti hanno meta distinti, quindi successori di numeri naturali distinti sono numeri naturali distinti. Se genio ha x e se ogni genide trasmette x al suo meta, allora tutti i genidi avranno x, e questo ingloba la cosiddetta dimostrazione per induzione. Quindi se lo 0 ha una certa proprietà e il fatto che un numero naturale abbia una certa proprietà implica che ce l'abbia anche il suo successore,
Se lo 0 è una proprietà e il fatto che un numero naturale abbia una proprietà implica che ce l'abbia anche il successore, allora quella proprietà è posseduta da tutti i numeri naturali, come è ovvio che sia, perché se ce l'ha 0 e se il fatto che ce l'abbia un numero implica che ce l'abbia il suo successore, allora ce l'ha 1. Ma allora questo implica che ce l'abbia 2, questo implica che ce l'abbia 3 e così via. Quindi ci basta dimostrare che 0 è una proprietà e che il fatto che un numero abbia una proprietà implica che ce l'abbia il suo successore per dimostrare automaticamente che quella proprietà è posseduta da tutti i numeri naturali. Ok? Peano sperava di aver racchiuso l'essenza dei numeri naturali nei suoi 5 postulati. I matematici generalmente, quindi l'assiomatizzazione di Peano è ancora accettata, generalmente ammettono che egli vi sia riuscito, ma ciò non riduce, non diminuisce l'importanza della domanda. Come si può distinguere un enunciato vero sui numeri naturali da uno falso? Noi vorremmo all'interno dell'aritmetica tipografica una nozione di questo tipo, un criterio di teorematicità in qualche modo, ok? E vogliamo fare anche qualcosa di simile a quello che facciamo quando facciamo le nostre dimostrazioni, anche quelle per induzione, quindi sentiamo che manca qualcosa. In questo momento manca un pochino di acqua nella mia gola, quindi me ne occupo subito e poi proseguiamo. Bene. Ok. Siamo tanti, e questo è meraviglioso. Fatemi controllare una cosa. Permettetemelo dopo tutto questo tempo. Devo controllare che tutto vada bene su tutte le piattaforme, perché non è sempre così. Su YouTube sembra che le approfittatene per prendere un po' d'aria. No. Ok, sembra funzionare tutto. Ok, proseguiamo. Sì, ma non solo la trasmissione, anche proprio la chat e tutto il resto, mi arrivano tutti i messaggi che devono arrivare e così via. Ok, proseguiamo. Nuove regole della T, particolarizzazione e generalizzazione. Non ci basta quello che abbiamo fatto, vogliamo dell'altro. Molte di queste regole ci permetteranno di penetrare nella struttura interna degli atomi della T e di modificarle. In questo senso, intervengono su proprietà più microscopiche delle stringhe di quanto non facciano le regole del calcolo proposizionale che trattano gli atomi come unità indivisibili. Quindi regole che permettono di modificare, ancora una volta, sono proprio un disastro, gli atomi con cui lavoriamo, ok? Ora fatemi aggiustare il danno che ho fatto, ok? Sono un po' più vicino di prima, vero? Sono poco a poco, ma vicino, come voi che magari siete nel lettino e guardate questa live tutti comodini e vedete me che mi avvicino. Ok, le due regole sono regola di particolarizzazione, queste le trattiamo un po' più nel dettaglio. Supponiamo che U sia una variabile che compare all'interno della stringa X. Se la stringa per ogni U, tale che X è un teorema, allora anche X lo è. Per ogni U X, allora anche X lo è. E lo sono tutte le stringhe che si ottengono da X sostituendo U in ogni sua occorrenza con un qualunque fissato termine. La regola di particolarizzazione ci permette di estrarre la stringa a cui si accennava poc'anzi dall'assioma 1. Cosa significa? Significa sostanzialmente che possiamo sostituire una variabile libera con un qualunque numero naturale, ottenendo una nuova stringa, eliminando un quantificatore, quindi possiamo in qualche modo cancellare un quantificatore per ogni con la sua variabile libera sostituendo un numero naturale specifico. Ma questo è quasi banale. Ok? La regola di particolarizzazione permette la derivazione di alcune formule che contengono variabili libere, cioè di formule aperte, le quali perciò diventano teoremi. Le formule aperte possono essere teoremi. Partendo da un teorema, applicando la particolarizzazione, è possibile produrre
formule aperte che sono teoremi, perché le abbiamo derivate. Ok? La regola di generalizzazione annulla il lavoro della particolarizzazione. Supponiamo che x sia un teorema nel quale compare la variabile libera u. Allora per ogni u, x è un teorema. Cosa significa? Significa che anche mediante la regola della particolarizzazione, quando noi otteniamo una stringa aperta, che quindi contiene variabili libere, che è un teorema, e che quindi dal punto di vista interpretativo corrisponde a una proposizione vera, allora possiamo semplicemente aggiungere dei quantificatori per ogni, perché se quella roba è vera e lo è senza aver dovuto specificare le variabili libere, allora è vera per ogni valore che le variabili libere possono avere. Quindi esplicitiamo questa cosa aggiungendo un quantificatore per ogni, di modo che poi la scrittura della stringa sia chiara ed esplicita. Ok? Il quantificatore esistenziale. Bene, 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 bene. Abbiamo dato due regole che sono legate all'eliminazione e all'introduzione del quantificatore universale, il per ogni. Ora passiamo all'esistenza. Regola di scambio. Supponiamo che U sia una variabile. Allora le stringhe per ogni U non e non esiste U sono intercambiabili. Cioè, se io vi dico che per ogni numero naturale non vale una proprietà, o vi dico che non esiste un numero naturale tale che valga quella proprietà, ovviamente sto dicendo la stessa cosa in modi diversi. Regola di esistenza. Supponiamo che un termine compaia uno o più volte in un teorema. Allora si potrà sostituire quel termine in una o in alcune o in tutte le sue occorrenze con una variabile che non compare già nel teorema, facendo precedere il tutto dal corrispondente quantificatore esistenziale. Cioè, se io dico da una proposizione specifica che riguarda una variabile, ok, un numero naturale, posso costruire una proposizione più generica in cui quel numero naturale diventa una variabile libera e antepongo alla proposizione il quantificatore esistenziale. Quindi esiste almeno un valore di tale variabile, nello specifico quello di prima, ma forse anche altri, tale che quella cosa sia vera. Quindi 1 più 1 uguale a 2. Interpretazione. E esiste almeno un A tale che 1 più A è uguale a 2, va benissimo come inferenza. Ok? Inferire da 1 più 1 uguale a 2 che esiste un A, almeno un A, tale che 1 più A uguale a 2 è del tutto lecito e può tornare utile nelle manipolazioni tipografiche. Noi a volte sembra che facciamo cose ridondanti, banali, triviali, ma sono regole che noi dobbiamo introdurre, altrimenti una manipolazione di questo tipo non è permessa e potrebbe essere necessaria in una manipolazione tipografica, anzi, lo è. E così via. Posso sfruttare le regole del calcolo proposizionale, elidere coppie di non e così via. E poi ci sono altre regole che vengono introdotte che sono molto semplici, quindi non ha senso parlarne così rapidamente. Quindi abbiamo un paio di paginette in cui poi Hofstadter va di dettaglio, ci mostra degli esempi anche di come usare la regola di fantasia e così via. Non ci concentriamo su questo e passiamo subito al manca qualcosa, che poi è quello che ci interessa di più. Ma fatemi prima bere un pochino d'acqua. Giorgio ci chiede: come si fa a scegliere gli assiomi? Come faccio a sapere che i miei assiomi sono tutti e soli quelli di cui ho bisogno, o almeno avvicinarmi a questa certezza? Stai ribaltando il problema. Da un punto di vista formale, tu prima scegli degli assiomi e poi derivi da quegli assiomi quello che puoi derivare, a patto che non siano in contraddizione. Questo è l'unico criterio che puoi avere. Se tu invece mi dici, come spesso si fa, voglio costruire un sistema formale, voglio costruire una struttura matematica, assiomatica, che descriva certe cose che ho già in mente, a quel punto è una sfida extra matematica, quella di trovare gli assiomi corretti. Quello che noi possiamo fare qui è partire da degli assiomi e derivare, da un punto di vista del sistema formale, o inferire da un punto di vista del sistema interpretato come porzione dell'aritmetica o aritmetica delle proposizioni, ok?
ok, delle proposizioni vere in quel sistema di assiomi, ma cambi gli assiomi, cambia tutto, a patto che non siano contraddittori tra loro. Quindi bisogno per cosa? Quello è, cioè, la procedura matematica del sistema formale è sostanzialmente il contrario, no? Poi, ovviamente, noi vogliamo descrivere certe cose e quindi la sfida è aperta. Il lavoro del matematico è proprio quello di trovare gli assiomi giusti. E eventualmente, se abbiamo un'altra formalizzazione della stessa cosa, tentare di dimostrare l'equivalenza del nostro nuovo sistema di assiomi al vecchio sistema di assiomi. E poi doverne motivare l'utilità a quel punto. Ma questi sono tutti discorsi interessanti. Bene, 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 bene. Ora passiamo a cose un pochino più, tra poco, un pochino più interessanti, se vogliamo, di una semplice lista di proprietà e regole. Bene, ci trasformiamo in un AMSR se continuo a parlare a voce così bassa, perché mi sta sparendo. Ok. Dov'è? Bene, ho perso momentaneamente la live. Bene. Spero stiate tutti bene, mi state tutti seguendo, vedo che siete ancora tanti, questo è onestamente, sinceramente meraviglioso. Proseguiamo. Manca qualcosa. Pagina 241 della mia edizione Adelphi. Ok? Bene, 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 bene. Giocando un po', si scopre che possiamo produrre una famiglia primordiale di teoremi. Sostanzialmente, quello che succede, long story short, l'avete letto. Il sistema che abbiamo costruito non ci permette di fare una cosa molto importante, molto importante. Noi possiamo derivare famiglie di teoremi per ogni numero naturale a cascata. Possiamo derivare un teorema per lo 0 e a cascata derivarlo per l'1 e a cascata derivarlo per il 2 e a cascata derivarlo per il 3 e così via. Tuttavia, all'interno del nostro sistema formale, quindi mediante manipolazioni tipografiche, facciamo molta attenzione a non confondere questo con il meta ragionamento banale che stiamo facendo, perché è chiaro che se una cosa vale per lo zero, ma qua ragioniamo a interpretazione, ad aritmetica, che è la porzione di mondo interpretata che il nostro, a cui il nostro sistema formale è isomorfo mediante interpretazione, ma non dobbiamo confondere i piani. Quindi, punto di vista aritmetico, noi sappiamo che se una cosa è vera per un certo, no, è l'induzione, quella cosa di cui parlavamo prima, ma a livello di sistema formale, se vogliamo fare la stessa cosa, abbiamo bisogno di regole tipografiche che ci permettano di trasformare tipograficamente le proposizioni di prima, quella cascata di proposizioni, in una proposizione universale con un quantificatore. Per ogni numero naturale vale che. Ok? Ma con le regole date finora non le si riesce a produrre. Ok? È difficilissimo, perché questa cosa richiede metapensiero. Noi dobbiamo guardare le stringhe e pensare al di fuori, pensare alla loro struttura, alla loro forma, prima di inferire una proprietà universale. Ok? E quindi in un sistema formale non lo possiamo fare. E questo è molto interessante, questo è un limite della nostra aritmetica tipografica. Non possiamo inferire da una famiglia primordiale di te un enunciato generale valido per ogni numero naturale. Ok? Ci troviamo però in una strana situazione. Siamo in grado di produrre tipograficamente teoremi sull'addizione di un qualunque numero particolare, ok? Ma non riusciamo a derivare come teorema neanche una stringa semplice come quella indicata sopra, quindi per ogni a 0 più a uguale a, che esprime una proprietà dell'addizione in generale. Tutte le proprietà generali delle nostre operazioni vengono prodotte da metapensiero in aritmetica. Guardando varie iterazioni, intuiamo questa roba e cerchiamo di dimostrarla. Da un punto di vista di manipolazione tipografica, è impossibile passare da un enunciato a proposito di un numero specifico o uno sui numeri in generale. È ragionevole considerare difettosa l'aritmetica tipografica. E la si può incapsulare in una definizione un pochino più rigorosa che quello di sistema omega incompleto.
Un sistema è omega incompleto se tutte le stringhe di una famiglia primordiale sono teoremi, mentre la stringa riassunto quantificato universalmente non è un teorema. La nostra aritmetica tipografica, mi sembra che questo sia molto chiaro, l'abbiamo appena chiarito, non è omega completo, è omega incompleto. Ok? E lo stesso vale per la negazione della nostra stringa riassunto. Ciò significa che la stringa in questione è indecidibile. Noi non possiamo dire nulla attorno al grado di verità, o meglio, la teorematicità, da un punto di vista del sistema formale, della stringa riassunto o del suo opposto. E in questo senso, noi davvero possiamo scegliere una delle due. Noi possiamo completare in due modi l'aritmetica tipografica. Ci risulterà più naturale farlo assumendo che la proposizione universale sia vera, ok? È chiaro. E in tal caso, bella, abbiamo un'estensione in cui abbiamo assunto anche quella roba lì, che è tipo la geometria euclidea. Ma possiamo anche assumere che quella proposizione universale non sia vera. Perché noi abbiamo derivato una famiglia primordiale di proposizioni che valgono sostanzialmente, che possiamo iterativamente produrre per qualunque successore di un successore di un successore di un successore, bla bla bla, di zero, per costruendo un sistema formale in cui è vero il contrario della nostra proposizione universale, noi a livello interpretativo poi non abbiamo più l'aritmetica, ma dal punto di vista del sistema formale funziona tutto. Possiamo assumere una, quindi proposizione universale vera, e quindi puoi avere l'aritmetica standard, o l'altra, proposizione universale non vera, e quindi a livello interpretativo non avere l'aritmetica standard. Non importa, a livello di sistema formale funziona tutto, dobbiamo solo stare attenti all'interpretazione. In tal caso, se l'assumiamo non vera, da un punto di vista interpretativo stiamo introducendo un nuovo numero che non può essere ottenuto come iterata successione della successione iterata successore del successore del successore, bla bla bla, di zero, che chiamiamo omega. Ok? E questo è il punto. Tuttavia, esso costituisce una delle possibili estensioni della T, pur non quadrando con la nostra nozione intuitiva di addizione. Ok? Abbiamo introdotto un oggetto per cui vale che non può essere ottenuto come successore del successore del successore e così via di zero, e tale che vale che per quel numero naturale extra, come quando aggiungiamo un punto all'infinito al piano complesso, non vale che quel numero più zero resti invariato, ma quel numero più zero evidentemente dà qualcos'altro. Ok? E ci sembra strano, ma il sistema che usa questa roba qui è coerente, nel senso che non può derivare sia x che non x, quindi è del tutto coerente, del tutto ok. Poi a livello interpretativo può darci problemi, ma è lo stesso discorso della geometria non euclidea, stesso discorso. Ok? Si ha l'impressione che ci sia un'apparente contraddizione tra la famiglia primordiale e questo nuovo teorema. Non è così, ok? Non è così, e l'abbiamo detto. Un siffatto sistema che ci richiede l'introduzione di un nuovo numero è del tutto ok. L'omega incoerenza non è incoerenza, dice Hofstadter. Ok? Non è un problema. È un problema solo a livello di dissonanza cognitiva nella nostra testa, ma ce lo facciamo andare bene come ce lo siamo fatti andare bene per le geometrie non euclidee. Ok? La difficoltà della regola della totalità, diciamo dopo, era che la sua applicazione richiedeva l'informazione che tutte le righe di una famiglia piramidale fossero teoremi. Io ho detto primordiale per un'ora, è ovviamente piramidale. Spero sia chiaro, nessuno mi ha corretto in chat, ma troppo per non essere finito. Ok? L'astuzia consiste nel trovare la struttura che genera la cascata, nel mostrare che quella struttura è essa stessa un teorema. Quindi stiamo facendo un meta-ragionamento. Di fatto. E per farlo ci occorre una nuova notazione. Ok? Scriveremo una formula ben formata in cui c'è una variabile libera come una cosa simile a una funzione, con parentesi graffe. Ma chi si occupa di quella roba lì non sta più facendo in qualche modo aritmetica, si sta occupando di meta aritmetica, che di fatto
È quello che stiamo facendo, ok? E qui possiamo introdurre lo Fauchstadter, una formalizzazione simile all'induzione di Peano, okay? L'induzione di Peano, il principio di induzione che ci permette la derivazione della stringa universale da una famiglia piramidale, ok? E questa però è meta aritmetica, niente più, niente meno, ok? E così via. Stiamo dando nuove regole di ragionamento a questo punto. Ok. Tensioni e risoluzione relative. Poi saltiamo l'enorme derivazione che è Fauchstadter e ci avviamo verso la chiusura. Molto importante distinguere l'aritmetica dalla meta-aritmetica al netto della loro possibile coincidenza. La T ha dimostrato la commutatività dell'addizione, l'abbiamo fatto sopra. Anche se non si segue la derivazione in tutti i suoi dettagli, è importante rendersi conto che essa ha un ritmo naturale. Ci sono delle questioni che vengono aperte e poi risolte, quindi naturalmente Hofstadter fa un parallelo con la musica, ok? Che è quello che potrebbe aver triggerato la sua idea di mettere queste cose insieme nello stesso saggio. Il senso della tensione del matematico è intimamente connesso con il suo senso della bellezza. Come sempre in chiusura leggiamo solo dei passaggi interessanti e belli più che strutturali e sensati nei termini del nostro discorso. È questo che rende entusiasmante l'attività matematica. È concepibile un sistema tipografico di qualità superiore che sia cosciente delle tensioni, degli obiettivi interni alla derivazione? Possiamo costruire un sistema formale che si occupi di meta-aritmetica, derivando nuovi ragionamenti all'interno della nuove tecniche di ragionamento all'interno dell'aritmetica, nuove regole di inferenza? Sostanzialmente, noi quando lavoriamo nel sistema formale dell'aritmetica tipografica, abbiamo delle stringhe, deriviamo altre stringhe, potenzialmente proposizioni, nuove proposizioni, ma non nuove regole di inferenza. Con la metamatematica potremmo partire dalle nostre regole di inferenza e dedurre nuove regole di inferenza, generalizzando derivazioni e poi sostituendole senza dover ripetere ogni volta tutta la catena di regole di inferenza standard. Ok? Per poter fare questo, è importante poter incorporare la T in un contesto più ampio, un contesto che ci permetta di derivare nuove regole di inferenza in modo da accorciare le derivazioni. Semplicemente con una meta aritmetica noi non dobbiamo ripetere ogni volta lo stesso percorso quando ci incontriamo un certo tipo di proposizione in una dimostrazione e vogliamo arrivare a un certo altro tipo di stringa, ok? In metamatematica possiamo generalizzare le nostre derivazioni e indurre nuove regole di inferenza. Dire, guardate, semplicemente qua ripeterei tutto quello che ho fatto con le solite regole di inferenza, quindi questa roba qui diventa una nuova regola di inferenza. Gioco forza. Ok? E questa è la cosa importante. Poi noi in matematica lo facciamo sempre, lo facciamo senza rendercene conto, sui nostri salti ai meta livelli. Supponiamo che ancora non si sappia che la T risulterà incompleta, ma che ci si aspetti piuttosto che sia completa, cioè che ogni proposizione vera esprimibile nella notazione a T sia un teorema. Se la T fosse completa, i matematici potrebbero abbandonare l'aritmetica e darsi solo alle manipolazioni tipografiche, l'abbiamo detto anticipato prima, quindi non mi ci soffermo. L'ultima questione che affronteremo in questo capitolo, e siamo al programma di Hilbert, è se si debba riporre nella coerenza della T la stessa fiducia che abbiamo riposto nella coerenza del calcolo proposizionale. Ovviamente lavoriamo ora con un edificio molto più raffinato e quindi potenzialmente molto più pieno di cunicoli e insidie che possono fregarci e produrre delle incoerenze. Quindi non è banalissimo. Le regole di inferenza sono troppe. E alcune di esse potrebbero essere leggermente incongrue, forse anche all'interno del nostro pensiero. Ok? Di nuovo ci troviamo di fronte al ricorrente quesito della circolarità. Se utilizziamo una dimostrazione a proposito del sistema, tutto l'armamentario che abbiamo incorporato nel sistema, che cosa avremmo ottenuto? Noi vorremmo dimostrare la coerenza. Allora, noi possiamo fare due cose. O assumere la coerenza dell'aritmetica tipografica,
Oppure cercare di dimostrare la coerenza dell'aritmetica tipografica parlando dell'aritmetica tipografica, ma senza usare tutta l'aritmetica tipografica. Ok? Se noi riuscissimo, usando un sistema più debole, più semplice, meno insidioso, a dimostrare che AT è coerente, allora potremmo assumere quel sistema come coerente, sarebbe meno fastidioso, perché nasconderebbe meno insidie e meno possibili incongruenze. Purtroppo, questa era la sfida di Hilbert, la sua scuola, l'opera di Gödel ci ha insegnato che ogni sistema abbastanza forte per dimostrare la coerenza dell'aritmetica tipografica ha almeno altrettanta forza dell'aritmetica tipografica stessa. Quindi o accettiamo la coerenza dell'aritmetica tipografica, oppure dobbiamo dimostrarla con un altro sistema che è almeno tanto fastidioso da accettare come coerente. Quindi il problema non può mai essere semplificato. Dovremo sempre accettare la coerenza di un sistema almeno forte, come l'aritmetica tipografica. La circolarità è inevitabile. E così chiudiamo l'ottavo capitolo. Siamo a 1:45, sto cercando di tenere un po' più brevi queste cose, riducendo un po' le divagazioni, poi vedete che sono capitoli che ci offrono la possibilità di farlo, ed essendo che io domani mattina devo alzarmi presto per lavorare, ancora una volta, siamo in piena esplosione, magari, e avendo noi fatto il pub per 3 ore e mezza, come momento di dialogo e confronto, direi che possiamo tranquillamente accettare di salutarci qui. Io vi ringrazio per esserci stati, spero che vi siete divertiti a ripercorrere questo capitolo insieme, sottolineando magari gli aspetti più importanti che rischiano di passare in sordina. Se non avete proprio domande super flash, io vi auguro una buona notte, vi ringrazio di esserci stati per quest'ora e 46, vado a dormire e vi ricordo che la cosa importante quando vi gettate in un buco nero è portare la testa. A presto, Crononauti. Adesso vediamo se ci sono delle domande, ma insomma vedo delle buonanotte su Twitch e quindi dai, ci diamo la buonanotte, è la cosa importante. Buonanotte, amici. Fico, dai, l'effetto con fade delle luci. Buonanotte.